Salve a tutti. Ultimamente stavo pensando ad una cosa un po' strana. E se i Griffin in realtà soffrissero quasi tutti di personalità multiple, parlo di non solo dei personaggi principali, a dire il vero. Partiamo sempre esempio Peter Griffin, il capo della padre di famiglia, insomma. Peter potrebbe avere almeno due o tre personalità diverse. La prima di esse, quella principale e dominante, dovrebbe essere il tipico padre americano di origine irlandese, quindi grasso, alcolista, violento, pessimo marito, pessimo padre di famiglia e via discorrendo. Stupido, perché non so, di ritardo mentale, ignorante e via di seguito. La personalità è, non so se l'hanno tutti quanti, il lato femminile di Peter. In moltissime circostanze Peter Griffin ha, come devo dire, mostrato segni o di essere gay o di essere proprio una vera e propria femmina, quando piagnuco, si veste da donna, in persona, cioè si interpreta personaggi femminili. Addirittura in una puntata si vede che lui è una doppia famiglia, dove lui è la madre, praticamente, in realtà. E ce ne sarebbero tanti, tanti, tanti altri di questi esempi. Non posso farvi vedere alcuno sketch per motivi di copyright. E non solo questo. Peter, a volte, siccome è doppiato da Seth MacFarlane, parla MacFarlane per bocca di Peter, sostanzialmente, ovviamente ciò che pensa Peter, ciò che è diverso, ad esempio, quando fa considerazioni sulla religione, in questo caso è MacFarlane che parla, ad esempio, perché zio Peter è il classico irlandese, cattolico irlandese, anche se quando vanno a messa non si capisce che chiesa è quella, perché lui è protestante, e tante altre cose, quando fanno i flashback, quei paragoni, come quella volta in cui, come una, tutti quei flashback che sono micidiali, caratteristici dei Griffin, spesso è MacFarlane che parla al posto di Peter. Andiamo a Lois. Lois, secondo me, più che una doppia personalità, potrebbe avere una personalità, diciamo, più complessa, perché da un lato sembra essere la madre e moglie perfetta, la donna che nonostante i 40 anni passati è bellissima, io discorrendo. D'altra parte è praticamente un'oca, basti vedere come si comporta con le altre femmine, quando fa i dispetti a Peter, quando gli ha messo le corna a Peter qualche volta, quando fa la troia telefonica. Per esempio, la propria personalità non è la personalità più complessa, cucina da lato, cerca di essere la madre di famiglia perfetta, e l'altro lato però in realtà è un'oca come tutte le altre sostanzialmente. Andiamo per esempio a Stewie, là è più evidente. Lì convivono in Stewie ovviamente il bambino e il genio, con la mentalità già da adulto. E lì non si capisce dove si perdono proprio i confini, questa personalità. Sono quasi molto sfumati, non si capisce dove inizia il bambino e dove finisca il genio. Cioè, tipo, quando in quell'episodio in cui Stewie riesce finalmente a sparare a Lois, corre esultando, inciampa: "Ah, è bambina!" Ah, è vero, è morta. Cioè, il bambino, cioè, che progetta armi micidiali, macchine del tempo e tante altre cose, a volte però è un bambino a tutti gli effetti, dove piange, vuole la pappa, vede i cartoni per bambini o cose del genere. Quindi non si capisce bene. E il discorso analogo vale con Brian. Lì non si capisce dove inizia il cane e finisca l'essere umano, diciamo, perché lui è un cane antropomorfo, cioè le zampe anteriori sono mani a tutti gli effetti, non sono delle zampe di cane. E lui è una cosa molto, diciamo, ambigua, a volte abbaia, a volte morde gli oggetti, sotterra gli ossi e gioca con le corde, per esempio, o con tante cose, cammina con zampe, parte volte ovviamente è effettivamente uno pseudo intellettualoide radical chic. Dovrebbe essere il personaggio più simile a Seth MacFarlane, però pare che faccia molta autoironia
sui pseudo radical chic americani, insomma. Ma anche, come devo dire, ci può anche qualcos'altro da dire, perché per esempio Brian in realtà sotto sotto, per esempio, si vede negli episodi, nei primi episodi, nelle prime stagioni, non ricordo quali, mi viene in mente proprio adesso, Brian per esempio scopre in realtà essere razzista verso i neri, proprio abbaia in automatico. E questa cosa è molto combattuta praticamente, perché da un lato lui deve far finta di essere di sinistra, e dall'altro lui è praticamente a paura dei neri. E questo, vabbè, comunque generalmente Brian, e questo era molto facile da capire, è diviso fra l'essere umano ed essere un cane. Poi fra i personaggi secondari ci sarebbero Joe e Quagmire. Joe, da un lato, è il poliziotto perfetto, perfetto, onesto, imparziale, che non si esita, non esita a indagare persino sui suoi amici, indagare e arrestarli, fare indagini su di loro, cioè, forse senso di giustizia, ma dall'altro lato è proprio un cazzone, si ubriaca, fa cazzate, con Peter Quagmire, anche Cleveland quando c'è. Episodi, perché per un periodo è stato fatto purtroppo quel cacchio di spin-off. Ho fatto delle cazzate allucinanti, ubriachi con la macchina, a fare assurdità. E questo contrasto tra le due personalità si vede nell'episodio in cui Quagmire si scopre una minorenne. Joe va a casa di Quagmire e dice: senti, ma qua dobbiamo verificare il fatto se tu sei effettivamente andato a letto con quella ragazza lì. Quagmire, per vantarsi delle sue imprese eroiche ed erotiche, manda Joe le fotografie, lo fa, wow, sei forte, oh. Ok, adesso abbiamo le prove, un istante dopo fai proprio schifo, non ci serve nient'altro, e lo arrestano, quindi dopo non farvi vedere gli sketch per dimostrarvi questa mia teoria. Quindi Joe, ecco, praticamente si alterna dall'essere sostanzialmente il perfetto poliziotto, dall'essere un cazzone come Peter, Quagmire e gli altri. Quagmire, per finire, perché non me ne viene in mente nessun altro, sinceramente, Quagmire si divide nell'essere una persona di sani principi, etica, leale, come amico, che ti aiuta, ti sostiene, onesto e tutto il resto, ho fatto pure rima. Beh, in realtà sappiamo che è un pervertito stupratore, che ha qualche malattia venerea pure, che non esita a scoparsi anche noi ragazzine, no, per motivi legali. Poi abbiamo detto che l'episodio è successo perché era convinto che avesse 23 anni. E scoprirebbe pure sua figlia, una volta compiuto 18 anni, tanto è dato in adozione. Nell'episodio si vede pure questa cosa, quindi da un lato bisogna fare la morale a Brian, no? Tu sei un finto intellettualoide, sei un liberale del cazzo, e ne dice migliaia, lo odia perché per molti aspetti c'ha ragione, secondo me perlomeno, e lui dice: io non mi sposerò mai perché credo in questa istituzione, ma proprio perché io non sono un tipo da matrimonio non mi sposerei mai, sono stato sposato 2 volte con Maya. Io in questa situazione per me è sacra, per questo ho fatto una scelta di vita diversa, però è sacra la famiglia. Pensate un po'. E quindi questo Quagmire sembra, sono 2 persone completamente diverse. O sbaglio? Abbiamo il Quagmire con la schiena dritta, con dei sani principi, e lo Quagmire che è un pervertito, e anche stupratore, anche di cadaveri. Non so, questa è la mia teoria. Spero che vi sia piaciuta. Io vi saluto. Alla prossima.